Infiltrazioni d'acqua, finestre rotte, aule fatiscenti. Questa è la panoramica dei problemi delle scuole triestine riassunti da settimane di servizi su Tele4. E se il comune non può intervenire a causa del patto di stabilità, ecco che scendono in campo i privati per il reperimento dei fondi e i genitori indossano la tuta da operai. E l'idea alla base della convenzione stipulata tra il coordinamento dei presidenti dei consigli d'istituto e le rappresentanze dei costruttori edili della provincia. La Cassa Edile di Trieste, il Comitato Paritetico Territoriale e l'Edilmaster, ovvero la scuola edile della nostra provincia, finanziano con 20.000 euro i piccoli lavori di manutenzione nelle scuole. La cosa importante, al di là della questione finanziaria, è che questi lavori verranno eseguiti dai genitori. Dei lavori beneficeranno 6 istituti comprensivi: Italo Svevoro, Iano Gretta, Marco Polo, San Giovanni, Tiziana Weiss e Dante Alighieri, per un totale di 23 scuole elementari e medie della provincia, con 4.000 famiglie coinvolte. In un momento come questo, che vede l'assenza della pubblica amministrazione, questi problemi così annosi, assenza dovuta per i conosciutissimi motivi di bilancio, abbiamo ritenuto normale dare una mano, anche perché sostenuti da quando abbiamo saputo che ci sono i genitori delle scuole che davano un contributo a livello volontariato. I lavori inizieranno nel mese di giugno e proseguiranno nei vari comprensori in tutto il periodo estivo, con termine ultimo la fine dell'anno.